C'è chi ti ha dato 9, non so che voto ti vuoi dare oggi, ma partita, penso, meglio di così, la tua partita non potevi costruirla e la tua partita importante l'abbiamo vista quando hai sbagliato quel gol del 2-0. Da Esatto. lì in poi ti sei quasi frustato per No, l'errore che hai fatto, ma hai costruito una nuova gara. no, innanzitutto ci tenevamo comunque a questi 3 punti perché sappiamo bene che siamo in una posizione di classifica che danno ossigeno. Sì, poi per quanto riguarda la mia prestazione, son contento, ma come l'altra volta non sono soddisfatto. Sì, ho fatto 2 gol, sono contentissimo, 2 assist, va bene, però devo far gol, come dici te, lì devo far gol. Ogni giorno io cerco di migliorare, magari la prossima volta cercherò di non sbagliare, ecco. Però ecco, sono contento soprattutto per i ragazzi che sono arrivato da poco e devo ringraziare veramente a uno a uno perché mi hanno fatto sentire come a casa subito. Ecco, in 3 settimane, 2 assist. 2-2. In 3 settimane ti abbiamo visto in qualsiasi zona del campo, a Casale anche Sì. forzatamente, quasi da playmaker, quando tutti i centrocampisti erano stati tolti. Oggi da esterno non ti avevamo ancora visto e forse, Gabriele, questa è la posizione che può darti maggiori soddisfazioni. Sì, è chiaro che comunque il mister, ecco, come dicevo l'altra volta, mi fa sentire a mio agio. In base alle caratteristiche di ognuno di noi, cerca di metterci nei ruoli più, ecco, più consoni. Io mi trovo bene su tutto il fronte d'attacco perché negli anni mi hanno sempre messo un po' ovunque, però è chiaro che io, essendo mancino, Certo. esterno o tre quarti, insomma, lì mi piace di più agire, quello sì. Hai trovato lo spazio e anche la forza, l'agilità per andare a prendertelo quello spazio lì. Nel primo tempo sei stato devastante. Poi, come te lo sei spiegato, quel calo di squadra che ha portato poi a una rimonta della Lavagnese dove poi noi siamo stati molto bravi. Però vi siete preoccupati in quel momento di quel calo drastico? Sì, perché comunque giocare su questo campo non è facile. Io penso che qualunque squadra qui farà fatica perché comunque è sintetico, Molto piccolo poi rispetto a Coppi. piccolo, son campi veramente difficili. Infatti noi all'inizio siamo partiti bene, poi loro, conoscendo bene il campo, giustamente giocando in casa, la squadra di casa è in vantaggio anche mentalmente perché Certo. conosce il posto. Però siamo stati bravi perché questa secondo me è una vittoria di carattere, non è una vittoria di Zerbo che ha fatto la giocata, non è una vittoria Ci vogliono della anche però, tecnica. Gabriele. Ci Sì, vogliono no, anche. infatti sono contento, però ecco, questa partita secondo me l'ha vinta l'atteggiamento, quello che ci è mancato a Casale. Ecco, fattore dal punto di vista tattico, finalmente i calci piazzati fanno la differenza. 4 gol su 4 da calcio da fermo, tu sei stato protagonista, ci dicono che li state provando, riprovando sempre più e questo si vede. Sì, no, il mister ci fa calciare spesso molte palle inattive in allenamento ed ecco, poi quando ci sono questi risultati siamo felici perché significa che il lavoro che facciamo poi la domenica viene ripagato. Vatti a godere questa bella vittoria, ci vediamo domenica per un'altra partita importante. Grazie mille. Ciao Gabriele, Ciao. grazie. Ciao Gabriele. Ciao.